Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fino dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assettato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assettato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, direi di ringraziare tutti insieme il Signore perché ci sta conducendo a concludere questo altro anno liturgico che abbiamo vissuto con le tappe che abbiamo celebrato e che ci portano questa ultima domenica, perché domenica prossima già siamo nella prima domenica dell'Avvento. Quindi un ringraziamento al Signore che ci sta sempre vicino, ci dà tutti gli strumenti perché la nostra fede possa irrobustirsi, possa crescere, maturare in quello che deve essere un po' per noi quella perla preziosa che ci portiamo interiormente, che diventa luce in tutto questo buio in cui noi viviamo. Un altro ringraziamento al Signore, ecco, come vedete c'è anche Padre Dominic, che concelebra con me questa sera, un padre della comunità qui dell'Angelicum, esperto di liturgia, e ci auguriamo che qualche volta che voglia anche presiedere per regalarci anche una sua riflessione, lo accoglieremo. Una riflessione teologica, liturgica e spirituale dei testi che non condivideremo. Pertanto questa domenica per noi, come vi dicevo, è la solennità
di Cristo Re. Cosa possiamo riflettere se non con le parole, soprattutto di Papa Benedetto, che ci fa contemplare la bellezza di questo nostro Re che davanti a quel titolo che era anche voluto dal punto di vista politico, mettendosi alle stregue dei capi delle nazioni, come dice Papa Benedetto, Gesù rifiutò, perché lui non era venuto per essere un'ideologia, non è venuto per essere un qualcuno che vuole creare un branco, vuole creare delle leadership, non appartiene al cuore di Dio le fazioni, o meglio quello che noi chiamiamo le divisioni all'interno della Chiesa. Gesù è venuto soprattutto per unire, per farci comprendere che la sua parola è un'esperienza di amore, di un amore che poi ti dona, un amore che poi ti regala, quella singolare regalità che lui ha avuto soprattutto nel momento della sofferenza, della passione, e che, come sottolinea Papa Benedetto, lui davanti a Pilato e lo provoca: tu sei re? Gesù gli rispose: tu lo dici, io sono re. E parla di questo regno, di questo mondo di Dio, il mondo a cui tutti noi aneliamo, desideriamo, perché abbiamo fede, perché crediamo e perché ci andiamo alla ricerca del Signore, certamente non per una questione terrena, di far sì che il Signore diventi con Lui la causa di risolverci tutti i nostri problemi, anche perché abbiamo capito fortemente che la fede non risolve i problemi, ma li supporta, ci dà forza, energia, capacità di superare delle difficoltà, soprattutto quando ti capitano delle situazioni irrazionali nella nostra vita, ti immergi in delle relazioni umane che sono di una fatica enorme, no? Eppure siamo chiamati a vivere in quei luoghi, in quelle realtà dove gli ostacoli non mancano. La fede diventa una forza di luce, una forza di faro che ti fa camminare anche attraverso un deserto, che, come vi dicevo anche qualche tempo fa, con la fede il deserto si fa strada, perché ha un orientamento, che è una meta, che è per noi l'unione con Dio. Per questo allora quel regno che Gesù ci viene a parlare, come dice lo stesso Papa Benedetto, questa regalità di Cristo è una rivelazione attuale di quella di Dio Padre, il quale governa tutte le cose con amore e giustizia, verità e giustizia, come si canta anche nei salmi. È proprio questo che noi dobbiamo apprendere da questa esperienza della regalità di Cristo. È un re con tutte le sue prerogative di equità, perché è un re che ama tutti i suoi sudditi, tutti i suoi figli che siamo noi, e che tenta di farci capire quali sono quei valori che noi dovremmo antropologicamente costruirci nella nostra interiorità per smantellare dentro di noi quelle impaccature che purtroppo la cultura razionalistica occidentale ha generato dentro di noi, una fede
che si fonda su un devozionismo, una fede che si fonda su un sentimentalismo, una fede che si fonda su un egoismo anche spirituale, per cui non lascia spazio al cuore di aprirsi ecumenicamente anche agli altri e di riconoscere in quelli che Gesù ci dice l'esperienza dell'amore passa attraverso la visita al carcerato, all'accoglienza dell'affamato, a chi ha sete e così via, di quelli che oggi l'Evangelista ci parla, di quelle che hanno messo in atto e in pratica le opere di misericordia corporale, che alla fine nei giudizi, alla fine della vita, davanti al giudizio di Dio, noi saremo riconosciuti soprattutto per le opere di amore e di carità. Non saremo riconosciuti perché abbiamo siamo saliti su un carro del vincitore anche all'interno della vita della Chiesa, o siamo parte di un'ideologia, o siamo parte di una realtà che si vuole identificare come la superstar. Assolutamente, la strada del Signore tarca una via molto, molto semplice, ma molto difficile sotto certi aspetti, perché la via dell'umiltà, quella che Cristo ci insegna, perché se proprio per la sua umiltà che si è fatto servo, obbediente, fino alla morte di croce, e in quell'umiltà lui ha messo al primo posto nel suo cuore Gesù, il primato del Padre, che era quello di voler offrire tutto se stesso, tutta la sua vita, perché? Per salvare l'uomo, per salvarci noi. E allora, come vi dicevo anche all'inizio, un po' all'inizio della nostra celebrazione, anche noi dobbiamo un po' nel nostro cuore mettere, come ci dice Paolo, Cristo che è la primizia, Cristo come primo posto, nel senso che dare a Lui il primato non significa che poi noi non possiamo, che Lui ci privi di vivere un'esistenza nella gioia, un'esistenza nella condivisione fraterna di realtà che ci possono piacere. Cioè, l'amore che il Signore ci vuole far comprendere non limita la nostra libertà, anzi, la rafforza, la potenza a tal punto che noi poi veramente sperimentiamo quello che Lui dice: la verità vi farà liberi. E nella verità, io vi dico proprio con molta schiettezza e franchezza, quando si vive in questo contesto di verità, di libertà, non sempre abbiamo quello che invece noi desidereremmo e sogniamo di avere: tanti amici, tante persone che oggi purtroppo la società vive di consenso, lo vediamo anche dal mondo informatico, e consenso non è libertà, perché ognuno esprime quel like su una cosa che, anche se non condivide, ma la deve fare per far comprendere che fa parte di quel sistema culturale, di quel sistema, di immagine, perché altrimenti poi cosa penseranno di me? E ci priviamo, il consenso ci priva proprio di quella libertà interiore che Cristo ci ha dato, che tanto è vero, ce l'ha dimostrato. Che la sua libertà lo ha portato a morire da solo sulla croce. Chi c'era ai piedi della croce? Sua madre, Giovanni. E c'era quella peccatrice che tutti avevano additato, avevano messo tante cartelle addosso, la peccatrice, lei che nell'amore immenso che aveva il Signore l'ha scelta perché potesse essere ai piedi della croce. Allora, è veramente davanti a Dio, noi nella relazione con Dio alla fine, che abbiamo sempre questa smania di voler capire, di voler indagare, di voler curiosare, no? Giustamente la mente e la intelligenza deve, perché la verità va scrutata, va pregata attraverso il dono della sapienza, ma bisogna anche accogliere, come già vi ho detto, quel mistero, che noi siamo un mistero, siamo avvolti da questo mistero alla quale ci sei dentro e non hai risposte, se non quello di camminare
in questo mistero fatto tra ombre e luce, tra il già e non ancora, e avanzando continuamente ogni giorno, lasciandoti dietro di te tutti quei pezzi che non sono più necessari per la tua esistenza, perché in un certo momento dobbiamo fare delle scelte. Portarci dei rapporti che sono delle zavorre non ha senso, portarci delle relazioni che sono affaticamento, che non ti fanno spiccare il volo, non ha senso. Bisogna veramente guardare il Cristo nella sua essenza della croce, quella libertà che ci porta poi ogni giorno, ecco, a liberarci da tutto ciò che impedisce a noi stessi di essere un mistero davanti a Dio, e in quel mistero scoprire questa signoria che noi diamo a Lui e di essere partecipe di questa sua regalità, che significa partecipare a quel suo regno che ha come fondamento la verità, la giustizia e l'amore. La domenica pomeriggio noi la dobbiamo, lo stiamo facendo soprattutto anche in questo mese di novembre, perché è il mese dei defunti, la doniamo come preghiera, perché siamo una chiesa pellegrina, siamo una chiesa terrena e abbiamo, secondo la liturgia, abbiamo il dovere di pregare per questi nostri fratelli che sono in quella dimensione intermedia che chiamiamo il purgatorio, che sono in quella continua purificazione che abbiamo visto qualche domenica fa, un po' le varie pene, quali sono le espiazioni, i vari gradi anche di dolore, di sofferenza. E stasera brevemente vorrei solo invece condividere un pensiero di Santa Francesca Romana, che aveva queste visioni del... Naturalmente vi porto tutte le figure che sono naturalmente riconosciute dalla Chiesa, quindi cerco di essere sempre in quello che vi dico nell'ambito dell'insegnamento del Magistero, perché è importante che noi conserviamo questo spirito di fede in cui crediamo nel purgatorio, crediamo nella purificazione, nell'espiazione, tutto quello che concerne in un contesto magisteriale, perché io desidero che ognuno di noi viva nella Chiesa, che la Chiesa è la nostra madre che ci conduce alla salvezza. Per cui, dice Santa Francesca, si sono tre regioni molto vaste. La regione più vicina al cielo è popolata da anime sante, non quelle della terra che sono in cielo, e da quelle che già sono purificate nelle altre parti del purgatorio. Qui le pene sensibili sono quasi nulla, e il desiderio cocente di essere con Gesù che le purga dalle piccole infedeltà e le abbellisce per il gran convito nuziale con lo sposo celeste. La stessa vicinanza del paradiso è quello che, se voi ricordate, so che ci sono molti di voi che siete devoti a Natuzza, che lei aveva anche questo legame molto profondo, no? Con le anime del purgatorio. E alcuni diceva sono su un prato verde, che era l'anticamera del paradiso. Quindi la stessa vicinanza del paradiso rende vivo il desiderio e aumenta la pena. E quasi si potrebbe dire che sono più tormentati dal cielo che dal purgatorio, perché quando tu vedi all'approssimarsi questa bellezza di Dio che ti entrerà nell'anima pienamente, e vedi che ancora c'è qualcosa dentro che ti devi purificare, si crea una grande sofferenza. E come vedessi una realtà, un qualcosa di straordinariamente bello che ti attrae, non lo puoi entrare, non lo puoi contemplare. La seconda regione media, dove si trova il massimo numero di anime, dice qui vi sono le pene che si descrivono ordinariamente quando si parla del purgatorio. L'intensità delle pene è tale che i più pietosi gemiti si odono, ma gemiti rassegnati come quello del martire che volontariamente soffre ma sente gli strazi che lo tormentano. Soffrono amando e rassegnate, e quello che più le crucia è il pensiero di aver disgustato con i loro peccati
il Signore del cielo, il Padre celeste. Quindi si sente molto la gravità, il disgusto del peccato, perché effettivamente noi, per entrare nella gloria di Dio, nell'eternità, dobbiamo, come dicono la teologia, ma come dicono anche tanti mistici per esperienza, dobbiamo purificarci totalmente di ogni minima colpa, di ogni minima macchiolina che c'è nella nostra anima. La terza regione è più lontano dal cielo, quasi si direbbe sul confine dell'inferno. Due sorte di anime vi sono colà: i secolari che commisero le maggiori colpe o ritardarono fino alla morte la loro conversione, e le anime consacrate al Signore. Se per i semplici fedeli certe mancanze sono leggere, quasi compatibile, in che è consacrato a Dio invece sono come bestemmie, dice Sant'Agostino. Chi è così vicino a Dio occorre che sia più santo. Chi è costui in posto elevato facilmente da scandalo con mancanze, anche se non gravi. Questi erano un po' i tre aspetti che lei ci regala come condivisione di questa esperienza mistica, no? Che poi naturalmente voi sapete che nella teologia noi abbiamo proprio un trattato che si chiama Escatologia, che studiamo proprio queste realtà eterne, paradiso, purgatorio e inferno. Per questo allora questa sera noi vogliamo pregare per queste anime, come possiamo aiutarle. Ecco, se abbiamo qualche piccola sofferenza, se abbiamo qualche cosa che ci fa soffrire, mettiamolo come spiritualità di offerta, ma come vi ho spiegato anche la settimana scorsa, quello che è importante, che allevia le sofferenze delle anime, sono le sante messe. Quindi ricordare le anime ogni volta che noi andiamo e partecipiamo a una santa messa, partecipiamo al mistero pasquale, al mistero della passione e morte di Cristo. In quel momento ricordiamo questi nostri, non c'è bisogno di andare da sacerdoti, di dire il nome, di dare quella, lasciate perdere, perché il cuore quando parla Dio l'ascolta, il cuore quando prega Dio mette l'orecchio vicino al cuore, perché siamo tutti figli suoi. Non esistono santi di serie A e santi di serie B, siamo tutti figli suoi, e il Signore ci ascolta tutti, perché ci ama. Ogni goccia del suo sangue sparso sulla croce per ognuno di noi, per ogni anima. Quindi immaginate se lui avesse voluto vivere la passione solo per degli eletti. Non è così. E allora voi aprite il vostro cuore, portate quelle persone, quei parenti, quelle persone che volete pregare ogni momento, ogni volta che partecipate alla Santa Messa, e offrite anche qualche mortificazione, qualche penitenza. Così possiamo aiutare questi nostri fratelli ad accelerare la pratica della purificazione per entrare nella vita. Nelle domeniche passate vi ho raccontato anche delle esperienze di alcuni mistici che hanno, naturalmente sempre quelli che sono riconosciuti dalla Chiesa, come Maria Simma, no? Vi ricordate? Per cui se la Chiesa insegna, anche questo lo dobbiamo accogliere come impegno di battezzato, per poter aiutare la chiesa del Purgante e far sì che quando queste anime poi arrivano alla gloria perché abbiamo pregato, sappiate che queste anime non faranno altro che pregare per noi e scenderanno tante benedizioni dal cielo.